stato coraggioso già a invitarmi, devo dire la verità. Sono una nota stonata sul disegno di legge per tale. E quindi immagino che invitare una persona che non la pensa esattamente come te non deve essere semplice, per te lo è stato, quindi ti ringrazio. Andrò subito al dunque. Quali sono le critiche che io muovo a questo disegno di legge? Non tutto il lavoro che è stato fatto da Gianni, non l'atto d'amore di cui parlava l'esperto, non la passione che ci ha messo Gianni in questi 2 anni e mezzo. Se c'è una cosa che ho potuto capire è che Gianni è una brava persona, e quindi sono convinta che ha lavorato su questo testo davvero mettendoci tutto l'impegno e conoscendolo ha gettato il cuore oltre l'ostacolo, perché lui è così, lui disegna una città fatta di cuore, e però a noi serve una città fatta di testo, perché le emozioni a volte tradiscono, invece la razionalità è quella che risolve i problemi sempre. Qual è la prima critica che io muovo a questo disegno di legge? È che questo disegno di legge è privo di una norma finanziaria, cioè è un elenco di buoni propositi che la regione fa su tanto, ma è manco degli strumenti con cui attuarli. Come se io vi dicessi, io domani vado a Rotario, quello è l'obiettivo. Per andare a Rotario ho bisogno della macchina, ho bisogno del carburante, ho bisogno dei soldi, perché mio nonno diceva l'argent fa la guerra. Quindi che cosa voglio dire con questo? Che tutti gli obiettivi che ci prefiggiamo devono essere corredati dallo strumento finanziario per poter essere raggiungibili, E ieri mi è dispiaciuto ascoltare le parole dell'assessore allo sviluppo economico che in audizione in 4ª Commissione ha fondamentalmente confermato il fatto che questa legge rimarrà priva di risorse finanziarie, perché quando l'assessore allo sviluppo economico esemplifica per far comprendere che cos'è la legge per Taranto, questa legge al CIS, mi fa capire che non ci sarà o non c'è intenzione da parte della giunta emiliana di metterci un euro qua dentro. Le sue parole sono state esattamente queste. Questa è una legge obiettivo, ossia si propone degli obiettivi che saranno realizzati con i fondi di programmazione in dote alla regione. E ha fatto l'esempio del CIS. Ricordate la polemica del CIS che innescò Emiliano a luglio, se non mi sbaglio, 2016, all'indomani della firma con Renzi? Emiliano disse: oggi ho appreso che esiste un nuovo istituto giuridico, l'istituto della rifirma. Qua non c'è una lira in più, hanno raggranellato soldi già esistenti e li hanno inseriti in questo contratto. Per me, mi disse, oggi è stata una perdita di tempo, così voglio la firma. Ora, quello che io mi chiedo è, se quella è stata una perdita di tempo, questa perché guardate, i fondi della programmazione sono fondi che ci sono, e sono fondi attinenti a quello di cui parlava Nino prima, ai piani stabiliti dai vari rami della regione. Nino diceva, per quanto riguarda la chiusura del ciclo dei rifiuti, c'è il piano di gestione dei rifiuti. Per quanto riguarda il problema dei trasporti dell'aeroporto di Gruttaglie, c'è il piano dei trasporti. Quindi che cosa vuol dire? Che quando ci sono i fondi, poi ci sono gli strumenti attuativi che mette in campo la regione, che mette in campo il governo regionale, non
una legge priva di soldi? Perché a questo punto mi chiedo, dovremmo fare così per tutte le città, dovremmo fare così per tutte le province, cioè dovremmo scrivere una legge che si propone degli obiettivi facendo riferimento a dei fondi di programmazione, che però degli obiettivi ce li hanno già. Ecco, personalmente in questa cosa ci vedo proprio un deficit a livello di contenuti, di sostanza. Vedete, la legge, prima parlavano della deroga al patto di stabilità, deroga al patto di stabilità non la decidiamo noi regioni. Deroga al patto di stabilità magari ad essere comuni, magari libereremo tanti tanti soldi, ma lo sappiamo tutti quanto è difficile, anche per lo stesso governo, anche per lo stesso governo, no? Andare a parlare con l'Unione Europea e allargare le maglie di quella morsa terribile che è il patto di stabilità per i comuni. Quindi va bene, è una buona intenzione, un buon proposito, ci auguriamo che per il comune di Taranto, ma credetemi, perché poi noi siamo consiglieri regionali della provincia di Taranto, di Taranto, ma dell'intera regione, e i comuni sono messi tutti male, 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 magari no, questa cosa la ottenessimo un po' per tutti. Un altro punto della legge a cui io sinceramente muovo delle critiche importanti, la legge si prefigge una attenzione particolare a livello sanitario. Io, giusto perché voi non mi diciate, ve la vorrei leggere. Legge dice: migliorare le condizioni sanitarie della comunità tarantina attraverso il potenziamento dell'offerta integrata dei servizi sanitari e sociosanitari. Mi pare che il piano di riordino ospedaliero a Taranto abbia migliorato e potenziato l'offerta sanitaria? Perché, cioè, le risposte a questa legge, le risposte a questi obiettivi, che sono tutti, ecco qui lo dico a Gianni, i tuoi obiettivi sono i miei obiettivi, sono gli obiettivi di tutto il Consiglio regionale, credo. Ma quello, cioè, poi mi scontro con la realtà e dico, se avessero voluto potenziare l'offerta sanitaria, lo avrebbero fatto dando vita a un piano di riordino completamente differente nella nostra provincia. Ecco, allora questa contraddizione che c'è tra ciò che vogliamo e ciò che in effetti, mancando le risorse, probabilmente non ci sarà concesso di realizzare. Questa differenza che c'è tra ciò che è scritto e ciò che è già stato fatto, non 10 anni fa, cioè dal 2015 quando ci siamo insediati ad oggi, data in cui vi parlo, queste cose mi fanno comprendere che questo disegno di legge è un disegno di legge pieno di belle parole, pieno di speranza, pieno di immagini che ci evocano una città che vorremmo avere, ma che non riusciremo ad avere se questo disegno di legge rimarrà esattamente così com'è. Perché vi ripeto, le parole stanno a zero e i fatti sono quelli che contano. E per quanto mi riguarda, i fatti, dopo il lavoro fatto da Gianni, dalla macchina regionale, dai consiglieri regionali, che sono entrati in polemica molto presto, purtroppo, con la giustizia, i fatti per me sono i soldi, gli strumenti operativi. Qui, ad oggi, la Regione non ci ha messo un euro di suo. Questo deve essere chiaro. Se poi l'assessore allo sviluppo economico in fase di finanziaria 2018 vorrà rivedere quella che è la sua posizione, sarò anch'io disposta a rivedere la mia. Grazie per avermi ascoltato.